Signora Gabriella, anche lei da tanto tempo qui a Talenti? Sì, io abito a Talenti ormai da 40 anni. Mio marito era, oltre che fisico, un entomologo, ha fatto fotografie di questa zona e ha raccolto insetti da 40 anni in poi. Il mio marito diceva che questi insetti esistono soltanto in zone non inquinate. E questa fu una delle ragioni per cui venimmo ad abitare in questa zona, perché c'era molto verde, quegli insetti non esistono più. Adesso abbiamo invece una serie di insetti che esistono solo in zone inquinate. E questo parco è una delle poche cose che ci mantiene ancora in condizioni, non dico salubri, ma perlomeno vivibili. Io colgo l'occasione per fare un appello anche in questa direzione, certo, per il verde e per anche la salvaguardia della nostra salute dall'inquinamento, oltre che delle polveri sottili, anche quello acustico. Mentre il suo polmone verde. Lì è fondamentale per le polveri, ma c'è anche un discorso che finché le macchine passano lì sotto a 150 km all'ora, certo, le polveri ce le respiriamo tutte. Tutti. Altrettanto sappiamo che invece quel terreno là davanti, per una fetta che parte da Parco Capuana, cammina, passa davanti all'edificio delle suore, scavalca la strada via Regina dei Gigli, scavalca ulteriormente, sì, quell'altra via, copre il campo di calcio e arriva a via Bandello. Qui c'è un progetto approvato addirittura. Demenziale. Demenziale. Che passa sopra strade pubbliche. Fra parentesi, ci sarà un tunnel come ci sta a Corviale. E vabbè, cioè, ma noi ci opporremo perché non è più tempo, sì, di Corviale. Queste, no, sono strade pubbliche. Infatti è inammissibile. Soprattutto durante il giorno, basta vedere adesso che un giorno come sabato le persone non vanno a lavorare. In questa via dove 4-5 anni fa non c'era parcheggiata nessuna macchina, a oggi che si trova a malapena un posto. Ovviamente non ci sono posti per le persone invalide che vogliono andare all'ASL o vogliono andare a fare la spesa, non c'è un posto per un disabile. Il disegno planimetrico prevede un'area edificabile di circa 60 ettari per 1.202 appartamenti, distribuiti in tre costruzioni, due parallele ed una in diagonale, con frapposta la spina dei servizi. Quindi è una vergogna. È assolutamente una vergogna. Cioè, si pensa di e buttarlo giù Corviale, ne costruiamo un altro nuovo? Chi conosce Roma sa che a Roma esiste Corviale, e Corviale è il famoso chilometro infinito dove abitano in un stesso palazzo 10.000 persone. Da cosa nasce questa follia? Si pensa di buttarlo giù Corviale, ne costruiamo un altro nuovo? Non esiste. Quando contemporaneamente, fra parentesi, mi dicono che i palazzi di via Nicodemi sono invenduti. Allora, dico semplicemente che cemento da tutte le parti qui. No, noi non siamo per il cemento, ma siamo per i parchi e i verdi. Oggi ci vedi qui per questo motivo. Esatto, una battaglia dura a questo punto, fino in fondo. Bah, speriamo di riuscire a fare quello che vorremmo. Certo. Per il resto. E tu ci sei cresciuto in questo parco, mi dicevi? Sì, io ho 27 anni. La
lavoro e sono nato in questo municipio, proprio in questo parco qui. Quando ero piccolo questa strada che via Cecco Angiolieri ancora non ci passava, e quindi come presidente di Esserci a Roma ho sposato questa iniziativa di dire no alla cementificazione del parco Capuana, ma anche delle aree verdi municipali. Forse ci dovremmo aprire di più e andare di più nelle scuole a parlare. Bisognerebbe organizzarsi, ragazzi, esatto. Vedere delle insegnanti di buona volontà che portino qui i ragazzi, anche per la pulizia forse. Certo. Con la mia associazione abbiamo proprio organizzato insieme agli associati questa iniziativa, proprio perché gli associati e i cittadini della zona ne sentivano il bisogno. È un polmone verde, l'ultimo rimasto nel cuore del quartiere. L'ultimo rimasto. Poi noi, avendo la sede qua a Via Roani, ovviamente abbiamo sposato questo parco, abbiamo adottato questo parco. Io ringrazio comunque il comitato del Parco Capuana che ha permesso di realizzare, diciamo, la cura dell'area e ha messo questi alberi e cura tuttora questo pezzo di terreno. Noi, come Esserci a Roma, diciamo no, ripeto, alla cementificazione. Anche perché appunto mi dicevano che per quanto riguarda la zona lungo Viale Ionio c'è già un permesso di costruire concesso. Sì. Per questa qui invece ci sarebbe un progetto in itinere. E tutto questo avviene mentre in fondo a Via Nicodemi ci sono ormai forse centinaia di appartamenti vuoti di un'ondata di cementificazione, ricorda molto quella alla Spagnola. La gente va, vede questi palazzi uno sull'altro e non compra sostanzialmente. Dici benissimo, perché con la crisi che ci troviamo adesso, ovviamente comprarsi un appartamento o non a tutti quanti gli danno, diciamo, un finanziamento, un mutuo, mi pare uno spreco incredibile. Noi lo chiamiamo in associazione uno stupro lo chiamiamo, certo, questo qui. Certo. Ma c'è speranza che il comune riesca a salvarlo questo parco? Io me lo auguro, allora. Io me lo auguro e noi ce lo auguriamo tutti quanti, perché pronti a scendere in campo col coltello in bocca. Sì, noi abbiamo fatto la nostra prima manifestazione proprio per quest'area qua circa 2 anni fa e oggi abbiamo risposato questa giusta causa, proprio per sensibilizzare le persone che vivono la quotidianità di questo parco, dai proprietari dei cani alle persone che portano i nipoti, e, diciamo, alle, certo, persone che vengono ogni giorno in questo parco. Certo. Diciamo, si pensa al futuro, progettare dei palazzi, ma non si pensa proprio a queste cose che sono... È ora di dire un forte basta. Noi diciamo proprio basta, noi ci siamo proprio rotti. Ci siamo proprio rotti, qui mi fermo perché sennò diventerei volgare. Perfetto, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Che non accenna a fermarsi, vedi i progetti edilizi sul Parco Capuana. Qui il collegamento è con la base, i ricordi, con Antonia, presidente del comitato di quartiere Salviamo Talenti, e con il futuro, con Luca, giovane al quale affidare il rimbalzo su Facebook, la madre tecnologica di tutte le battaglie. Ma insomma, questa cementificazione del quarto municipio, che dobbiamo fare qua? Ci stanno circondando di cemento. Beh, io la trovo una cosa assurda, innanzitutto per quanto riguarda i bambini, gli animali, gli adulti, penso che sia uno dei momenti più belli quello da poter passare al parco. Io penso che ce ne dovrebbero essere molte di più e continuano a toglierci anche quelle poche che restano. Esatto. E questa mi sembra veramente una cosa assurda. Esatto. Poi per farci un altro serpentone di Corviale 20 anni dopo? Mi sembra fantastico. Io mentre ricordo, si dice che si vuole demolire Corviale? Io tornavo da Fregene, facevamo la strada quella dietro e vedevo questi palazzi giganti e mi chiedevo, c'è qualcuno che l'ha progettati? E mi sembrava una cosa assurda. Adesso ce li vogliono venire a mettere qua da noi, quindi. E alcuni personaggi politici che dovrebbero seguirci. Noi ce ne abbiamo un paio che ci stanno seguendo, speriamo bene. Ci seguiranno? Chi lo può dire? E se non ci seguono, che si fa? Continueremo la nostra battaglia da soli. Da soli, benissimo, questo è il messaggio forte. Grazie. Li manderei a vivere tutti là dentro. Dove li mandiamo i nostri politici se ci provano a farcela sto scherzetto? Tutti là dentro. Perfetto. E gli chiudiamo, gli barrichiamo pure le finestre, così non c'hanno scampo. Grazie. Grazie a lei.